Il Consiglio di Stato ha bocciato oggi in via definitiva il ricorso elettorale del centrosinistra nel Consiglio Comunale dell'Aquila sull'esito delle elezioni del giugno del 2017, confermando la decisione del luglio scorso del TAR che aveva dichiarato inammissibile il quesito. La maggioranza del sindaco Biondi dunque è salva. Finisce così l'era dell'anatra zoppa. Se i giudici amministrativi avessero accolto l'istanza dei ricorrenti, il sindaco Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia, alla guida della città da un anno e mezzo, si sarebbe ritrovato senza i numeri per amministrare. I giudici amministrativi, come si ricorderà, si erano già riuniti a Roma il 6 dicembre, ma le parti avevano deciso di non discutere. Il ricorso è stato curato dagli avvocati Claudio Verini, Maurizio Capri e Alfonso Celotto, mentre a difendere il centrodestra sono stati gli avvocati Raffaele Daniele, consigliere comunale dell'UDC, e Roberto Colagrande. I ricorrenti avevano chiesto e ottenuto il riconteggio delle schede di alcune sezioni elettorali, con l'obiettivo di far recuperare alla coalizione di centrosinistra sconfitta 41 voti che sarebbero mancati per raggiungere al primo turno il 50% più uno. Il ricorso del centrosinistra era stato sottoscritto, oltre che dal candidato sindaco sconfitto al ballottaggio Americo Di Benedetto, anche dallo stesso Maurizio Capri, da Emanuela Di Giovanbattista, da Fabrizio D'Alessandro, Stefano Palumbo e Stefano Albano del PD, Sergio Ianni di Abruzzo Civico, Gianni Padovani dei Socialisti, Fabrizio Ciccarelli, Antonio Nardantonio e Paolo Romano del Passo Possibile, Massimo Scimia di Cambiare Insieme. Se il centrosinistra l'avesse spuntata, a rientrare in consiglio comunale sarebbero stati Capri di Giovanbattista e D'Alessandro del PD, Ianni di Abruzzo Civico, Padovani dei Socialisti, Ciccarelli del Passo Possibile, ma anche Giorgio Spacca di Articolo 1, Anna Lucia Bonanni di Coalizione Sociale e Fabrizio Righetti dei 5 Stelle.